Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele Montori, proprio colui che ha fatto il collegio 4, scioccante. E oggi siamo qui per leggere il mio diario del collegio. Tra l'altro non potevo neanche portarlo, però sono un trasgressore e l'ho portato. Poi vabbè, c'è anche la lettera della Roberta, busta della lettera dei miei genitori, una penna stilografica. Ma quello che interessa oggi a noi è questo quaderno, perché prima l'ho letto ed è davvero molto cringe. Pagina a caso, oh, benissimo. Allora, io quando non avevo nulla da fare mettevo a scrivere su questo quaderno e ho scritto un fantastico pensiero. Il titolo di questo pensiero è Noia punto 2. Chiuse il phone, mi sta sul cazzo, gli vorrei fare il mazzo. Sì ragazzi, perché Mario Tricca, che saluto tantissimo, si svegliava alle 5 del mattino e utilizzava il phone, aveva i capelli asciutti, cioè che poi erano anche lisci, quindi non succedeva nulla. Usava il phone alle 5 del mattino. Passiamo alla prossima strofa. Chi la mattina mi scampanella nelle orecchie è un coglione, non di certo un leone. Come sono scurrile in questi pensieri. Qua già partono i dissing. Chi fa di tutto per la fama si deve impiccare con una lama. Cioè raga, io insultavo quelli del collegio già quando ero nel collegio. Fantastico. No raga, neanche alle elementari. Siete pronti per quello che starò per dire? Lista di chi mi sta sui coglioni. In questa lista è presente Ciupilan George, Musella Gianni, Alex l'ho messo successivamente quando ha fatto quel discorso sulle donne. Gianni mi faceva il cinese su di me, cioè iniziava a fare sulla mia spalla e mi innervosivo, e allora l'ho messo in questa lista. E poi George, non lo so, c'è stato fin da subito, per ora ho cancellato tutti. Non è vero. Alcuni hanno mangiato una crema al cioccolato. Sono coglioni. Ah sì raga, perché una volta avevano tanta di quella fame, c'era una crema per la pelle al cioccolato e l'hanno mangiata. Infatti mi chiedevo dove stessi, o in un collegio o in un manicomio. In un manicomio. Passiamo alla prossima cosa. Diciamo un po' che leggiamo la lettera di Roberta. Allora, cioè all'inizio ero tantissimo attaccato a Roberta. Non lo so, però infatti all'inizio lei disse, in quella prima scena, non mi toccare mai più, ti uccido. E che imbarazzo per la scena. 16 luglio 2019. Caro Gabriele, scusa l'inizio noioso, ma sarò breve e professionale. No, mi sono già stufata. Faccina che ridi. Volevo dirti che conoscendoti ho trovato una persona vera, qualità molto rara, ed è sorprendente trovarla in un ragazzo così giovane. Sei l'unica persona che non mi ha mai delusa. Ogni giorno trovo del tuo carattere che mi fanno... No, trovo parti del tuo carattere che mi fanno dire: cavolo, Gabby è troppo forte. Grazie di come sei, non cambiare mai, Roberta. Oh, emozionante raga, è davvero emozionante. Che ricordi. Vabbè, comunque, Alex corre come un pinguino. Ma queste cose non le scrivono anche i bambini, raga, ma che è? Ma poi sono scioccato, non l'ho mai scritta sta cosa. Cioè, appunto, 19/7/2019, a caratteri cubitali, io sconvolto. Amo Mariana. Quando è che l'ho scritto? Ma secondo me in senso buono, non è che... No, non credo, no. Non ho mai avuto cotte per Mariana. Ciao Mariana. E tra l'altro sotto, porca zozza, domani mi devo svegliare presto. Bergamo, 19 luglio 2019. Caro diario, qui nel dormitorio maschile sono tutti scemi in culo, tranne Samuel e Francesco. Io ancora scioccato per quell'amo Mariana. Ma dove amo Mariana? 14 luglio 2019, abbiamo trovato uno scarafaggio nel buco del... Aspetta. Abbiamo trovato uno scarafaggio nel buco del bagno e l'abbiamo messo nel barattolo insieme a Lucrezia, raga. Lucrezia era una farfalla che abbiamo acchiappato e messo in un barattolo. Bellissimo. Povera farfalla. Raga, nel mio diario chiamavo coglioni a tutti. Allora, ora sti quattro coglioni dei miei compagni si stanno sfidando buttando delle palline strappate in un secchio e urlano come dei dementi. Che due coglioni. Era molto volgare, ero stizzito, Bergamo, 17 luglio 2019, giorno 14, perché noi siamo stati in collegio dal 3 al 31 luglio. Caro diario, oggi sono in pieno sconforto.
No, non la leggiamo questa perché è troppo imbarazzante. Allora, qui io, 19 luglio, scrivevo che ogni tanto non mi sento parte del gruppo al 100%. Ad esempio, questa notte, 8 ragazzi sono andati giù a fare casino e nessuno mi ha invitato. Oddio, mi sentivo triste. Povero ero! Le parti più clou della cosa ve le ho mostrate. È stato davvero molto, molto imbarazzante. Qui ho altri ricordi come ho fatto vedere prima, quindi lettera, penna stilografica, lettera di Roberta. Qualche volta magari vi leggo il tutto. La penna è caduta. E qui vi lascio Instagram, TikTok, qui in sovraimpressione. E niente, direi che ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Oh! Ah, ma devo stoppare il video.